Per la prestazione non posso però che partire dall'emozione di ritornare al Piolo, un'emozione che avevi comunque già vissuto l'anno scorso con la maglia dello Spezia, però insomma ricevere il coro è sempre bello. Sì, è bellissimo, è una soddisfazione personale, uno è quello che un giocatore si può portare dentro per tutta la vita, questi gli applausi e che io contraccambio veramente con tutto il cuore a questa città e a questa squadra. Venendo alla partita, è stata tutto sommato possiamo dire equilibrata, non è stata una partita affatto noiosa, due squadre se la sono giocata a viso aperto, Novara dalle due facce, nel primo tempo meglio voi, siete riusciti a metterci in difficoltà con le verticalizzazioni e col gioco sulle fasce, nel secondo tempo noi più compatti e poi l'episodio del rigore che ci ha dato ragione. Sì, è stato purtroppo era una partita 0-0, diciamo, come anche se noi siamo venuti qua a giocarci a viso aperto e più che altro quell'episodio che ci ha condannati e noi ci ha tagliato un po' le gambe, perché adesso veniamo da tre sconfitte di fila, però per fortuna martedì abbiamo già la possibilità di rifarci. È stata una settimana travagliata per il Novara, reduce dalla sconfitta all'ultimo contro il Lanciano, un po' di infortuni, ma è stata una settimana particolare anche per voi, per l'avvicendimento in panchina, come l'avete vissuta? Ma sicuramente non ci aspettavamo, però la società, noi siamo dei professionisti, dobbiamo accettare qualsiasi cambiamento, purtroppo gli allenatori sono anche così il loro lavoro, però è arrivato questo allenatore che ha esperienza, è una bravissima persona, è anche un ottimo allenatore, dunque noi cercheremo di mettere in campo quello che lui ci dà. Cosa è cambiato dal punto di vista tattico nel vostro modo di giocare in questi 4-5 giorni con il nuovo mister? Ma sicuramente che le punte adesso sono due e non più una. Cerchiamo di stare un po' più chiusi e ripartire come abbiamo fatto buona parte di tutto il campionato d'andata. È una sconfitta, Pippo, che però non cancella quanto di buono ha fatto questa squadra, che rimane tra le sorprese assolute del campionato cadetto. Sì, no, sicuramente questa sconfitta non ci deve abbattere, anche perché mancano ancora 12, se non sbaglio, 12 partite, ci sono ancora 35 punti in ballo, quanti sono, non so, e noi abbiamo fatto un ottimo campionato fino a qui, magari non ci aspettavamo neanche la posizione che eravamo fino a tre settimane fa, però adesso inizia a farsi un po' duro, tanto che non dobbiamo abbatterci e cercare di rimediare sul campo.